L'entusiasmo di Boldrini, che è notevole, devo dire. L'ultima parte della campagna elettorale ha avuto un ruolo fondamentale nel suo collegio e qui in Lombardia. Comunque, con questo entusiasmo che abbiamo cercato di scrivere come coordinatori dei quattro movimenti politici, questo appello al voto che adesso Paolo Sinigaglia leggerà per tutti noi e a voi. Buonasera. Allora, appello al voto a liberi uguali. La campagna elettorale che si sta concludendo ha visto lo straordinario impegno di decine di cittadine e cittadini, di attiviste e di attivisti di ogni età, provenienti da Articolo 1 MDP, da Possibile, da Socialisti in Movimento e da Sinistra Italiana. A molti che hanno investito le loro energie nel progetto di Liberi Uguali, nato per restituire la speranza a quanti oggi non si sentono più rappresentati da nessuno, va il nostro ringraziamento e va riconosciuto il merito di aver dimostrato che una buona politica, estranea ai giochi di potere e fatta di impegno a sostegno di liste prive di impresentabili, può ancora esistere. Il voto del prossimo 4 maggio, in particolare nella nostra realtà provinciale, è un voto di fatto proporzionale, in cui ciascuno è chiamato a esprimere la propria scelta a favore della lista che meglio rappresenta la propria identità sociale e i propri valori. L'esistenza di un blocco sociale che ha saputo riaggregarsi intorno al centrodestra, anche per i limiti e gli errori commessi da altri, rende velleitario pensare oggi che il voto a favore delle liste raccolte attorno al partito di Renzi possa contribuire a far vincere un'alternativa reale, sia nelle elezioni parlamentari che in quelle regionali. Tantomeno può essere presentato come un voto per un centro-sinistra che non esiste più da tempo e potrebbe essere ricostruito solamente a condizione di un'affermazione significativa di Liberi Uguali e di una svolta effettiva nelle scelte e negli atteggiamenti del Partito Democratico. Chiediamo perciò alle elettrici e agli elettori un voto libero. Oggi la volontà di cambiamento di molti che in passato hanno scelto di astenersi e di altri che in assenza di alternative hanno optato per un voto di protesta a favore dei 5 Stelle e infine di chi non si rassegna a votare turandosi il naso per il PD può finalmente esprimersi a favore di un nuovo soggetto che rappresenta una prospettiva reale di cambiamento, dando un contributo alla creazione di una moderna forza politica unitaria della sinistra democratica popolare di governo. La crisi più lunga dell'ultimo secolo ha interessato anche il tessuto sociale della nostra provincia. Ha provocato un aumento delle diseguaglianze e un'ulteriore precarizzazione del lavoro. Ha messo in difficoltà le aziende del manifatturiero, ha colpito il ceto medio e ha allargato l'area di povertà e di insicurezza sociale di ampi strati della popolazione. I dati positivi del settore turistico non sono sufficienti a colmare la mancanza di un progetto per il futuro economico, culturale e sociale del nostro territorio, la cui assenza è precisa responsabilità della regione guidata dai partiti del centrodestra e di gran parte delle amministrazioni locali che non hanno voluto o non hanno saputo praticare scelte in grado di dare speranza e futuro ai giovani. Liberi Uguali partecipa alle elezioni regionali della Lombardia con una proposta autonoma e alternativa ai partiti esistenti, sostenendo la candidatura di Onori Rosati a presidente e con una valida lista di candidate e candidati locali sulla base di un programma innovativo che tende a segnare una rottura con le pratiche di governo delle giunte Formigoni e Maroni, di cui il candidato del PD, Gori, rivendica invece una certa continuità. A livello nazionale, Liberi Uguali con Pietro Grasso è il primo passo verso la costruzione di un nuovo soggetto politico che vuole riportare il lavoro, l'ambiente, la salute, l'istruzione e i diritti al centro della nostra vita pubblica, costruendo un'alternativa soprattutto culturale ad altri modelli. Vogliamo recuperare il ruolo e l'insostituibile funzione economico-sociale dello Stato democratico, contrastare le disuguaglianze e riaffermare l'attualità del modello sociale ed economico disegnato dalla Carta Costituzionale, grazie al contributo di diverse culture politiche che sappiano coesistere e valorizzarsi a vicenda. A coloro che sono tentati dell'astensione e ai giovani lontani dalla politica partecipata, diciamo che solo insieme si può immaginare e progettare il futuro, che non basta dirsi europeisti, ma che è necessario battersi insieme contro le politiche di destra responsabili della sofferenza sociale che vediamo ogni giorno, che oltre ai progetti per costruire lavoro per i giovani bisogna abolire il Jobs Act che ha accentuato la precarizzazione e favorito fenomeni di sfruttamento, che non basta parlare di evasione perché c'è anche bisogno di equità e progressività del sistema fiscale in netta antitesi con la follia della flat tax, che è necessario un grande piano verde per passare all'economia circolare, alle energie rinnovabili, abolendo lo sblocca Italia e investendo sulla messa in sicurezza del territorio, che
che è necessario superare la buona scuola, promuovendo un piano straordinario di investimenti su istruzione, università, ricerca, innovazione tecnologica e tutela del patrimonio culturale come strategia per il futuro del paese, che è necessario determinare le condizioni per una giustizia più veloce. C'è bisogno infine di una politica che ritrovi il suo ruolo di servizio a favore dei cittadini e delle cittadine, di una forza politica onesta e trasparente, tenace nella difesa della legalità, che per noi ha il suo simbolo nella figura di Pietro Grasso. Per il Comitato Provinciale di Liberi Uguali, Marco Lorenzini, Emilio Russo, Sergio Simone e Paolo Sinigaglia. Grazie.